caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. E iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi rincontriamo il nostro caro vecchio amico Napoleon Hill con uno dei brani più memorabili del suo capolavoro Pensa e arricchisci te stesso, la cui edizione più bella, secondo me, resta non perché l'abbiamo pubblicata noi, ma perché resta quella, la edizione originale, la prima edizione del 1937, perché è l'edizione più ricca, più articolata e soprattutto quella più legata al vissuto di Napoleon Hill. La conclusione meravigliosa è un brano che amo citare spesso e che vi ho proposto anche in altre occasioni, ma anche in questo caso è importante ritrovarlo, riconnetterci con esso e ripassare i principi fondamentali che ci insegnano i nostri più grandi maestri. È il brano celeberrimo dei 55 alibi del signor Sé. Vi invito a ascoltarlo e riascoltarlo e fare vostro il messaggio fondamentale che sta dietro queste parole. Non importa dove siete né come vi sentite. Questo momento è il momento giusto per iniziare. Qualunque momento è il momento giusto per iniziare. Napoleon Hill, i 55 alibi del signor Sé, legge Fabio Farnè. I 55 famosi alibi del signor Sé. Le persone che non riescono hanno un tratto distintivo in comune. Conoscono tutte le ragioni del fallimento e sono pronte a elencare gli alibi che ritengono infrangibili per giustificare la mancanza del loro successo. Alcuni di questi alibi sono sottili, alcuni altri sono perfino giustificabili dai fatti. Ma gli alibi non ti fanno arricchire. Il mondo vuole sapere solo una cosa: hai raggiunto il successo. Uno specialista del carattere umano ha compilato una lista degli alibi più comunemente utilizzati. Nel leggere l'elenco, esaminalo con attenzione e determina quanti di questi alibi, se ne trovi qualcuno, sono anche quelli che utilizzi tu. Se non avessi una moglie e una famiglia, se avessi abbastanza spinte, se avessi i soldi, se avessi una buona istruzione, se potessi trovare un lavoro, se avessi una buona salute, se solo avessi il tempo, se i tempi fossero migliori, se le altre persone mi capissero, se le condizioni intorno a me fossero diverse, se potessi vivere di nuovo la mia vita, se non avessi paura di ciò che gli altri potrebbero dire, se mi fosse stata data una possibilità, se mi fosse data una possibilità, se gli altri non ce l'avessero con me, se non ci fosse niente che riuscisse a fermarmi, se solo fossi più giovane, se solo potessi fare quello che voglio, se fossi nato ricco, se potessi incontrare le persone giuste, se avessi il talento che alcune persone hanno, se osassi impormi, se solo avessi colto le occasioni passate, se la gente non mi desse sui nervi, se non dovessi occuparmi della casa e dei bambini, se potessi risparmiare qualche soldo, se il capo mi apprezzasse, se solo avessi qualcuno che mi aiutasse, se la mia famiglia mi capisse, se vivessi in una grande città, se solo potessi iniziare, se solo fossi libero, se avessi la personalità che hanno alcune persone, se non fossi così grasso, se le mie doti fossero riconosciute.
se solo avessi un colpo di fortuna, se finissero i miei debiti, se non avessi fallito, se solo sapessi come, se non avessi tutti contro, se non avessi tante preoccupazioni, se potessi sposare la persona giusta, se la gente non fosse così stupida, se la mia famiglia non fosse così stravagante, se fossi sicuro di me, se la fortuna non fosse contro di me, se non fossi nato sotto la stella sbagliata, se non fosse vero che quel che sarà sarà, se non avessi dovuto lavorare così duramente, se non avessi perso il mio denaro, se vivessi in un quartiere diverso, se non avessi un passato, se solo avessi un lavoro indipendente, se gli altri mi ascoltassero, se, e questo è il peggiore di tutti, avessi avuto il coraggio di vedere me stesso come sono veramente, allora scoprirei che cosa c'è di sbagliato in me e lo correggerei. Così potrei avere la possibilità di trarre profitto dai miei errori e imparare qualcosa dall'esperienza degli altri. Perché so che c'è qualcosa di sbagliato in me. Altrimenti ora sarei dove dovrei essere se avessi trascorso più tempo ad analizzare le mie debolezze e meno tempo a crearmi alibi per nasconderle. Costruire alibi con cui giustificare il fallimento è un passatempo nazionale. L'abitudine è antica quanto la razza umana ed è fatale per il successo. Perché le persone si aggrappano ai loro alibi? La risposta è ovvia. Difendono i loro alibi perché li creano. L'alibi è figlio dell'immaginazione dell'uomo. È proprio della natura umana difendere il proprio cervello bambino. Costruire alibi è un'abitudine radicata. Le abitudini sono difficili da spezzare, soprattutto quando forniscono una giustificazione per qualcosa che facciamo. Platone aveva questa verità in mente quando disse: «La prima e più grande vittoria di tutte è conquistare se stessi. Essere schiavi di se stessi, tra tutte le cose, è la più vergognosa e vile». Un altro filosofo aveva lo stesso pensiero in mente quando disse: «È stata una grande sorpresa quando ho scoperto che la maggior parte della bruttezza che ho visto negli altri era un riflesso della mia natura». «È sempre stato un mistero per me», ha detto Albert Hubbard, «perché le persone passano deliberatamente così tanto tempo a prendere in giro se stesse con la creazione di alibi per coprire le loro debolezze. Se usato in modo diverso, quello stesso tempo sarebbe sufficiente per curare la debolezza. E nessun alibi sarebbe più necessario. La vita è una partita a scacchi. E il giocatore che ti sta di fronte è il tempo. Se esiti prima di fare la tua mossa, o se non reagisci con prontezza, le tue pedine verranno immediatamente spazzate via dal tavolo. Stai giocando contro un avversario che non tollera l'indecisione». Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.